Alla fine del 1999, l'esercito serbo abbandonava la provincia balcanica del Kosovo, lasciando il posto ad una forza multinazionale i cui obiettivi principali erano quelli di mantenere la pace, avviare la ricostruzione e disarmare la guerriglia locale. L'esercito spagnolo inviava un contingente di soldati professionisti al confine con la Serbia, in un'area denominata zona di esclusione. Questa striscia di territorio neutrale fu oggetto di violente incursioni ad opera delle bande paramilitari serbe contro i civili kosovari e venne presto ribattezzata la zona d'ombra. Mi dispiace, ma non è permesso entrare qui, è pericoloso. Uscite. Idemo d'Avde. Ho dei residui. Thank you.
Hai visto? Non dobbiamo farci coinvolgere, ricordi? Più veloce, Lucas! Guarda che non abbiamo mica tutto il giorno! Sergente Rubio, chiedo scusa! Ehi, qui c'è un lavoro da finire! Conosco gli ordini, ma nel villaggio sono arrivati degli uomini in abiti civili che non mi convincono. Voi dovreste aver già finito. Hanno pestato un uomo che tentava di scappare. Senti, adesso torna a lavorare. Non possiamo farci coinvolgere nelle loro dispute. Ma sergente! Ritorna al lavoro. Non farlo. Non starò a guardare. Quelli l'ammazzano. Soldato Vidal! Cazzo! Questa è la terza guerra mondiale. Vidal! Non andare. Così ci metterai tutti nei guai. Perquisiscili! Fermo! Ma sei impazzito! Perquisiteli! Forza, sbrighiamoci! Tu che aspetti? Datti da fare! Che devo cercare? Guarda se sono armati! Aiutala, Gomez! Se lo faccio alla polizia! Non discutere gli ordini! Forza tu! Le gambe! Allargale! Forza! Stai bene? Sì. Cos'è successo? Non l'ho salvato. Andiamo.